chirurgia estetica, lifting alle braccia. Abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi dalla sala operatoria il dottor Francesco Malatesta, chirurgo plastico, ricostruttivo ed estetico. Quindi parliamo di un qualcosa che esiste ma ne abbiamo sempre parlato pochissimo, il lifting alle braccia anche, dottore. Sì, eccoci qua, Anna, grazie della... collegamento, siamo in sala operatoria, oggi siamo in sala operatoria a Grosseto. Abbiamo ricominciato la nostra attività chirurgica, perché interrompiamo sempre l'estate per i motivi che sappiamo, un periodo adatto alla chirurgia, abbiamo ricominciato da qualche giorno. Oggi facciamo un lifting delle braccia, come è detto, e questo tipo di intervento lo facciamo quando c'è la parte, diciamo, del braccio che va dall'ascella al gomito risulta troppo abbondante, troppo potente. La prova sale, no? Quando si fa la prova del sale, giusto? Che balla tutto sotto il braccio. La prova del sale, come quello che mette il sale, come si chiama quello che mette il sale, quello che fa, non l'ho visto su YouTube. Sì, sì. Ecco, se avesse questo problema, quando fa questo movimento si vedrebbe la parte sotto del braccio che svolazza, e questo non è bello. Questo si realizza spesso quando c'è un forte dimagrimento, negli obesi praticamente sempre, quando si va a perdere molto peso, poi la pelle avanza e quindi abbiamo un eccesso appunto di glutine nella radice del braccio, a volte c'è anche del grasso. Però, dottore, questo avviene anche con l'età, no? Andando avanti con l'età può succedere che questo accada. Può succedere anche con l'età, che una zona che si svuota e quindi c'è una pelle troppo rilassata, che quindi in un caso andiamo a togliere soltanto pelle, in altri casi togliamo soltanto grasso. Senta, dottore, un intervento per il lifting alle braccia, quanto tempo dura? Perché poi ha bisogno di una sala operatoria. Io vorrei anche salutare la dottoressa Anna Brafa, che è lì con lei, no? Perché non è che c'è solo lei. Ciao. Buongiorno, c'è un'equipe dietro, no? Che assistono la paziente. Un gruppo che non manca mai. Poi c'è l'infermiera, Catalina, c'è anche l'infermiera che ci aiuta a fare in camera, non mi sento tanto. C'è l'anestesista, oggi è tutto il territorio Perni. Salve. Lo sa perché... Ora chiedo anche il piacere un attimo all'anestesista di tirarmi su la mascherina che mi è cascata dal naso. Mi voglio dire che la mascherina, perché se no... Ecco, perfetto. Perché grazie. Vedete, le mascherine in sala operatoria sono importantissime. Ogni tanto mi casca. Guarda, comunque ora sono un po' lontano, perché sto parlando con voi e quindi un po' mi casca. Certo. Allora, che cosa abbiamo fatto? Prima dopo me la chiesto di bene quando sono andato. Abbiamo fatto soprattutto un disegno operatorio, cioè partiamo con un pennarello, poi andiamo a togliere, lo possiamo far vedere un attimo lì, vediamo, non so se si vede. Ecco, si vede. Questa è la parte di pelle che andiamo a togliere. Certo. Questo è la telecamera, ok, e ora nella parte sinistra abbiamo già cominciato. Poi prima cosa facciamo un piccolo buchino e aspiriamo l'eccesso di grasso, cioè ci facciamo la riposizione. Per questo diminuire la massa, cioè la grasso. Però a questo punto poi rimane la pelle in più. E allora, dopo aver tolto tutto grasso, andiamo a incidere la pelle sul fondo di tempo che abbiamo fatto e prendiamo una losanga di tutto, abbastanza grande, che è quella in più, poi andiamo a ricucire e la cucitura facciamo con dei punti che poi restano soltanto all'interno, non vedranno. Quindi praticamente è una sutura che non si vedrà più di tanto, nel senso è una sutura estetica. Esatto, non c'è neanche bisogno di togliere i punti, perché è una sutura che si riassorbe da sola all'interno, e quindi questo ottimizza la superficie. Ecco, dottore, il fatto del ritorno a una vita normale, dopo quanto tempo? Allora, ci sarà la prima settimana, che è quella un po' più impegnativa, perché noi dopo una fasciatura un pochino stretta che permette di aiutare appunto la sottilizzazione e anche la possibilità di attenzione dei dematomi, e dopo una settimana diciamo che si può ricominciare la vita abbastanza normale e fare normale attività, però sempre con la medicazione, che è un po' controllare
settimana successiva appunto, per assicurarci che la realizzazione sia ottimale, quindi cercheremo di fare un risultato il più possibile, anche seguendo nel tempo poi quello che è la perché la situazione è molto importante sia di buona qualità. Allora, visto che abbiamo 45 secondi, è importante che lei si colleghi, e la ringrazio, da una sala operatoria, perché la chirurgia estetica a volte viene vista come un qualcosa di facile, no? Non è facile, perché ha bisogno di professionisti, ha bisogno di una sala operatoria, di un'assistenza, perché effettivamente sono sempre interventi chirurgici, giusto, dottore? Sembra... l'Italia vuole un ambiente di un certo tipo, stiamo perdendo, comunque abbiamo capito tutto, tanto il nostro tempo è scaduto. Io la ringrazio di essersi collegato con noi dalla sala operatoria appunto di Grosseto, e ringrazio anche la dottoressa Anna Brafa e tutto il suo staff per averci presentato appunto il lifting alle braccia. Grazie dottore, buona giornata. Grazie.